Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensiremo un nuovo prodotto che ho acquistato all'MD. Sto parlando di un latticino a pasta filata che somiglia molto alla mozzarella, però la mozzarella in questione è una specie di mozzarella proteica che viene appunto chiamata protinella. Ora ve la mostro. Dunque, questo è il prodotto in questione, è 100 grammi, l'ho pagato 1,99 euro. Come possiamo leggere, appunto, un latticino a pasta filata, però a differenza quindi della classica mozzarella, dal nome stesso capiamo che è un formaggio in cui c'è un minor quantitativo di grassi per dare invece spazio a una quantità di proteine notevole. Per quanto riguarda gli ingredienti di questo formaggio sono latte, siero di latte dolce in polvere, sale, caglio microbico, batteri lattici, acidificante, acido citrico. Quindi questo è un latticino ad alto contenuto di proteine e a basso contenuto di grassi, come appunto vi ho detto. E c'è scritto che dopo l'apertura conservare nel suo liquido di governo e consumare entro 24 ore. E la proteinella ha un contenuto naturale di lattosio di 1,5 grammi per 100 grammi. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, che probabilmente sono la parte più interessante del prodotto stesso, sono 100 grammi di proteinella, 121 kcal, grassi 2,6, quindi un quantitativo irrisorio quando si parla comunque di un formaggio. Sentite nel sottofondo il mio cane abbaiare. E carboidrati 1,5, proteine 23 grammi e sale 0,50. Dunque, sicuramente il suo sapore non sarà quello di una classica mozzarella, perché già dalla consistenza, che cioè toccandola, si capisce che comunque ha una consistenza un po' più dura. Come prodotto comunque mi ricorda molto la schierella della Lidl. La schierella non era brutta, era buona, cioè a me piaceva. Ovviamente non è come la classica mozzarella che fila, che ha un quantitativo di grassi maggiore, però questi prodotti possono essere un'ottima alternativa per chi è comunque a dieta e vuole fare un qualcosa di sfizioso ma senza eccedere con le chilocalorie o comunque i grassi. Non ci resta che assaggiarla e fare anche la prova del farla sciogliere, quindi userò il forno a microonde. Vediamo un po' com'è. Dunque, qui abbiamo la mozzarella naturale, quindi senza essere stata fusa, e la mozzarella fusa, che comunque si è sciolta abbastanza in pochissimo tempo. Quindi inizierei con l'assaggio della mozzarella senza essere stata sciolta e poi quella sciolta, che già comunque è diventata un po' più duretta. Dunque, secondo me, facendo un confronto con la schierella della Lidl, questa è un po' più saporita. Se quella della Lidl quindi risulta leggermente più gommosa e più insipida, questa mi sembra di una consistenza leggermente superiore, perché è un po' più, tra virgolette, morbida. Non vi aspettate ovviamente la classica mozzarella, lo ripeto, lo ribadisco. Leggermente anche più saporita, perché la schierella della Lidl secondo me non ha un grande sapore. E quindi sia la parte della mozzarella comunque naturale che quella sciolta hanno un ottimo sapore, secondo me utilizzate all'interno di un panino oppure in una pizza più dietetica, secondo me sono un'ottima alternativa alla classica mozzarella, quindi per me è super approvato. Come sempre io vi ringrazio, vi mando un bacio e se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao ciao!